Ecco qua. Io l'ho tagliata 13x13. Mi raccomando, non buttiamo via i nostri, gli scarti, perché poi andremo a ricoprire le parti piccole. Quindi anche di questo do un po' di colore attorno. In questo modo qua. E dobbiamo fare la stessa cosa in questa parte. Quindi ci prendiamo un altro, ci scegliamo un altro motivo e lo mettiamo, io scelgo questo dalla parte opposta e sempre. Tutte le carte vanno tagliate 13x13 perché anche in questo comunque questo è sempre 14x14. Non dobbiamo contare questo, ok? Bene, io per adesso le preparo tutte, poi dopo vi dico come preparare la scatola. Bene, ora che ho messo tutte le carte, ora io vi faccio vedere, dopo sta a voi come più vi piace. Io in questa pagina ho fatto questa, è una tag, le ho ricoperte davanti e dietro, poi questa è normale, questo ho fatto due piccole tag e ci ho messo il decotape e un pezzo di carta che ho rimasto e in più questo fiorellino l'ho fatto sempre con la carta dell'album, l'ho assemblato. Qui ho ritagliato con due pance, ho fatto tipo pizzo. Questa l'ho lasciata normale. In questa gli ho fatto un'altra tasca con un'altra tag che poi anche andare un altro spazio che può andare qua o qua e infine queste due le ho fatte normali. Questa è la scatola, è il fondo della scatola, la base, vedete? E mentre questo è il coperchio. Ora vi dico come attaccare, assemblare il tutto. Allora, prendiamo prima i pezzi, quelli che vanno in mezzo. Io faccio in questa maniera, poi voi potete scegliere di attaccarli nella scatola insieme. Io preferisco così perché vedo le misure esatte e mi vengono precisi. Allora, prendiamo prima di tutto i pezzi che hanno come misura e prendiamo la colla, attacchiamo, dobbiamo dare la colla nel pezzo, vedete il centimetro che è qui, questo qui, questo pezzo qui. Se volete potete anche mettere il biadesivo e attacchiamo questo a pari in questo modo, aspettiamo che asciughi ed ecco, vedete, questo deve venire pari e questo in pratica così, pari qua, mi raccomando. Poi, e lo mettiamo da parte. Prendiamo gli altri due, sempre uno da 15 e 70 e uno da 15 per 14 e assembliamo nella stessa maniera. E abbiamo assemblato questi due pezzi. Ora io prendo questo,
questo qui che è quello che va in mezzo, e do la colla in questo pezzo qua. Sempre nell'ultimo centimetro che abbiamo fatto, mi raccomando, non dove ci sono le due piegature. Faccio questo e faccio questo. Questo viene chiuso così. E queste sono le due pagine, vedete questo, questo. Ora mettiamo queste che sono quelle da 16x14 e le dobbiamo mettere sopra. Quindi prendiamo, diamo sempre la colla. Questo poi sarà da questo verso qua, perché questo è il dritto. Chiudiamo questo e infine questo, così. Ora dobbiamo dare la colla per attaccarlo in questo pezzo qua. Lasciamo un attimino che si fissi bene e questa è la nostra scatolina, vedete? Chiudiamo e questa in pratica sarebbe finita e ora ci facciamo il fiocchetto. Per fare il fiocchetto ci serve, come ho detto, una striscia lunga 40 e lo ricopriamo con il decotape della stamperia, quello che avevo fatto vedere e che ho messo anche nelle card in mezzo. Lo pieghiamo così a metà e ci facciamo, tagliamo un triangolino così e così, cercando di stare più precisi possibile, così. E pieghiamo in mezzo ci segniamo il pezzo per tagliare e ci tagliamo il pezzettino. E questo e facciamo così anche per questo pezzo qua. Ora io mi prendo una base tonda per dare un po' di movimento tondo in modo che viene bello bombato.
e chiudo. E aspetto un attimo che si attacchi bene. Vedete? Incollo nel pezzo lungo, poi ridate la colla qua e qua. Lasciate asciugare un po'. Nostre code, così e così, ed ecco il nostro fiocco con il decotape è pronto. Ora non ci resta che attaccarlo alla nostra scatola, in pratica a questo. Per fare la misura di questo, io lo metto sotto così e chiudo così e così. Mi segno bene dove sarà la piegatura. Mi raccomando, deve essere stretto, sì, ma non proprio esageratamente perché questo si deve sfilare. Di chiuderlo e metterci il nostro nastrino, che sarà così, io ho preso, vi ricordate questo che vi ho detto, sempre della stamperia, ho preso questa etichetta, mi sono presa questa catenina, vedete? E per rimetterlo benissimo, mi raccomando, deve essere non stretto stretto, ma neanche largo. Ok? Ora gli faccio un buco con questo. E attacco questo.
attacchiamo il nostro fiocchetto. Do la colla. Ed ecco qua, qui c'è una targhetta dove si può scrivere qualcosa, si apre così e qua dentro abbiamo il nostro album. Prima pagina, seconda pagina, terza, quarta, cinque, sei ed ecco qua il nostro album con il fiocco, sempre con il decotape. Spero di essere stata abbastanza chiara, come al solito. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Ho usato tutto il materiale della stamperia. Se volete andare a vedere nel sito, hanno delle bellissime cose. Per qualsiasi domanda o informazione, mandatemi un'email o scrivetemi nel box in fondo, vi risponderò al più presto possibile. Con questo vi abbraccio, vi saluto e ciao alla prossima!